Prima di cominciare, un chiarimento sul contenuto di questo video. Io non ho rapporti né economici né di sponsorizzazione con nessuno dei brand che producono o che distribuiscono il materiale Fotocine che andiamo a vedere tra poco. Queste sono semplicemente le attrezzature che io utilizzo adesso durante i miei viaggi per fare le riprese video. Fatta questa premessa, io ricordo che avevo fatto un video che trattava più o meno questo argomento, ma questo era 6 anni fa, che nel campo della fotografia digitale risponde più o meno al tempo del Giurassico. E infatti in questi 6 anni io praticamente volta per volta ho cambiato tutta la mia attrezzatura. Allora, cominciamo senza perdere altro tempo e partiamo dalla ammiraglia della flotta, Panasonic Lumix GH5 Mark II. Secondo me una splendida macchina che consente di fare delle riprese veramente notevoli. Tant'è vero che la si vede anche in mano dei professionisti seri nel campo delle riprese video serie, utilizzata anche nei vari set cine. È uscito da un paio d'anni anche il modello più aggiornato, la GH6, che però io personalmente la ritengo meno adatta rispetto a questa sorella per le riprese on the street. Tant'è vero che quando mi è stata rubata una precedente GH5, fatte le dovute valutazioni, non mi sono buttato sulla sorella maggiore, ma ho comprato nuovamente questa. È una macchina veramente straordinaria per molti aspetti, alcuni li vedremo tra poco. Però non so se oggi come oggi mi sentirei davvero di consigliarla come macchina per fare dei documentari durante un viaggio in bicicletta. E adesso vediamo il perché. Allora, cominciamo con le cose buone. Sul lato destro abbiamo un doppio slot che consente l'introduzione di 2 schede di memoria SD. Tra le varie opzioni c'è quella di poter settare la macchina in modo automatico, in modo tale che quando tutto quello che viene registrato sulla prima scheda venga istantaneamente registrato come backup anche sulla seconda scheda, evitando così il rischio, in caso di guasto di una delle memorie, di perdere tutti i dati registrati. Ed è un'opzione interessante perché, per quanto non è una cosa che capita con frequenza, è un incidente che, se si verifica, capite bene che è davvero molto molto scocciante. Le 2 schede devono essere identiche, sia per capienza che per velocità di registrazione. Ora questa registra a 4K in camera, 10 bit, 400 MB per secondo. Una mostruosità. Così come mostruosi sono di conseguenza anche i file prodotti, per cui occorrono delle schede estremamente performanti, conseguentemente anche molto costose. Almeno delle V60, meglio ancora se delle V80, che mantengono tutt'oggi un prezzo d'acquisto tutt'altro che economico. Andiamo avanti, e senza entrare nel dettaglio, diciamo che per avere un look cinematografico normalmente vengono utilizzati 24 fotogrammi per secondo durante le riprese. E come esposizione, per lo stesso motivo, nella stragrande maggioranza dei film si usa come tempo di esposizione 1/48 di secondo. In rete, se volete, trovate centinaia di siti che vi spiegano tutte le motivazioni di questa ormai antichissima scelta. Qui non la tratto, altrimenti davvero non ce la caviamo più. Questa possibilità di settaggio in automatico di quello che in gergo viene chiamato lo shutter angle a 180 gradi è normalmente presente su macchine molto professionali, ma può essere impostato anche sulla GH5. Qui però, per poi modificare l'esposizione, normalmente viene abbinato all'obiettivo un filtro neutro a densità variabile. Oh, qui stiamo parlando di chicche molto sofisticate, utilizzate da operatori evoluti, molto esigenti. Servono anche a noi? Bella domanda. È una cosa che possiamo sapere solo noi in base alle nostre esigenze personali, a quello che vogliamo ottenere. Altro punto di forza, stabilizzazione su 5 assi, che si ottiene direttamente in camera. Davvero eccezionale. Che diventa straordinaria se abbinata alle ottiche Lumix, dotate anch'essa di stabilizzazione. Tanta roba. Altra caratteristica, quella di poter fare degli slow motion fino a 180 fotogrammi al secondo. È anche possibile fare riprese in timelapse, in automatico, senza intervallometri, impostando in camera tutti i parametri, tutti i valori possibili e immaginabili. Ora veniamo anche ai lati negativi. Non è una macchina semplice. Per ottenere il meglio va studiata molto bene. Ha un menu enorme e non proprio intuitivo. Richiede davvero molto tempo, molta dedizione per fornire il meglio. Inoltre, uno degli aspetti negativi, e questo è importante, quelli che a me non piacciono e che io patisco di più, è l'assenza di un buon autofocus. La Lumix utilizza un sistema a rilevamento di contrasto, che è da sempre il tallone d'Achille di questa cam, perché non è molto affidabile e non è molto veloce. Il motivo per cui Panasonic abbia optato per questo sistema, rispetto ad altri più efficienti, a me è totalmente oscuro. Ora, è vero che se voi parlate con qualunque professionista vi dirà che l'autofocus non si usa. Certo, sui set ambienti controllati, quando c'è il tecnico del suono, il tecnico delle luci,
compagnia briscola, a un certo punto Fox diventa l'ultimo dei problemi. Però per me, durante un viaggio, quando la tiro fuori al volo, perché ho la necessità di fare una ripresa, quindi in una situazione che è tutt'altro che controllata, considerando poi che con gli anni vedo sempre peggio, sempre con maggior difficoltà, insomma, a me un autofocus efficiente farei davvero molto comodo. Detto questo, è anche una macchina abbastanza pesante e, come si vede, abbastanza ingombrante. Presa in mano sembra di avere quasi in mano una macchina full format. Cosa mi piacerebbe se la Panasonic decidesse di esaudire i miei desiderata? Mi piacerebbe una macchina con un corpo macchina più piccolo, più leggero e con un ottimo sistema di autofocus. Giuro, non chiederei di più. Per me sarebbe davvero al massimo. Vedremo nel futuro cosa ci fornirà la Panasonic. Obiettivo. Ora, per la GH5, quantomeno durante i viaggi, io monto praticamente ormai fisso un solo obiettivo. Zoom Leica 1260, che è l'equivalente di uno zoom 24-120 nel campo del full format. È un'ottica un po' tuttofare e come ottica da utilizzare durante un viaggio, secondo me, è una scelta eccellente. Davvero molto molto versatile. Un'altra macchina che ho utilizzato e che tuttora utilizzo durante un viaggio, a volte anche al posto della GH5, è sempre della Panasonic, questa, la GX80, che è anche una macchina abbastanza datata, credo che forse non venga più nemmeno prodotta. Come al solito sarà stata sostituita da qualche modello più recente, con qualche aggiornamento. Io la trovo francamente una macchina fantastica. È piccola, poco ingombrante, leggera, dotata di una stabilizzazione a 5 assi, più o meno come la sorella più grande, e trovo che mi fornisca delle riprese davvero di alto livello. Se viaggio da solo, ovviamente per motivi di peso e di ingombro, è la macchina che uso unitamente al suo piccolo zoom, un Pancake 12-42. Combinazione, è anche l'unica macchina che negli ultimi 6 o 7 anni io non ho cambiato e che non ho mai pensato di cambiare né di vendere. Se avete voglia di capire un po' la qualità, potete vedere sul mio canale il video del viaggio che ho fatto in Portogallo, dove tutte le riprese, fatte eccezioni di quelle fatte con l'Action Cam, sono state girate con questa, con la GX80. Mi avevano appena rubato la GH5, non ho fatto tempo a sostituirla. È molto meno sofisticata, non può impostare lo shutter angle a 180 gradi, non puoi fare degli slow motion, non c'è il doppio slot, non ha l'attacco microfono esterno, però potrebbe essere una seria alternativa da prendere in considerazione per un viaggio anziché la sorellona. Ma lo sai che i prezzi sono anche molto molto diversi. Passiamo adesso alle Action Cam. Io credo negli anni di averle usate praticamente quasi tutte, almeno tutte quelle della serie GoPro, poi ho avuto anche una Sony, e adesso ultimamente uso le Insta. Da quando è stata introdotta in camera una stabilizzazione efficiente, le Action Cam hanno fatto davvero un salto di qualità, ma davvero notevole. Sono diventate delle macchinette veramente performanti. Stabilizzazione ad altissimo livello. La si apprezza in particolar modo dove la macchina è sottoposta a delle vibrazioni, per cui quando si passa sullo sterrato, sul pavé, e danno dei file veramente bellissimi, anche dal punto di vista della qualità video. Niente da dire. Mi urta un po', questo almeno riguarda il brand GoPro, il fatto che negli anni abbiano sempre fatto degli aggiornamenti limitati, aggiungendo volta per volta delle piccole feature, insomma dei cambiamenti tutto sommato abbastanza minimi, che secondo me hanno anche reso poco interessante fare l'upgrade da un modello all'altro. Adesso uso le Instant, ma non perché la GoPro non andasse bene, assolutamente, il motivo è completamente differente. È successo questo. Avevo comprato la GoPro Max, quella per le riprese a 360. A parte la singolarità del tipo di riprese, che con le 360 sono davvero molto particolari e non sono ottenibili con altri tipi di camera, devo confessare che la qualità della GoPro Max io la trovavo davvero che lasciasse molto desiderare. Per non parlare poi del loro software di editing, che era, e penso che sia ancora se non lo hanno cambiato, ma cambiato di parecchio, era davvero una roba indegna. Erano usciti dei plugin per poter utilizzare la Max con dei software di editing un po' più seri, come Final Cut, come Adobe Premiere. Io li ho provati. Era sicuramente molto meglio che non con il software originale della GoPro, un po' marchingegnoso, ma insomma andava già meglio. Erano usciti anche dei plugin di terze parti per DaVinci, che è il software che normalmente utilizzo io. Purtroppo però avevano dei bug importanti, alla fine li ho dovuti anche disinstallare. E tra l'altro sono anche convinto che la GoPro abbia ormai abbandonato il mercato delle macchine 360, non hanno più sfornato dei modelli nuovi da parecchio. Mentre nel contempo la Insta ne ha tirati fuori una serie che tra l'altro, almeno per quelli che ho provato, sono decisamente molto più validi.
Insta sta facendo un po' il bello e il cattivo tempo nell'ambito delle riprese a 360. Io non credo che GoPro sarà in grado di recuperare il gap, il terreno perduto. Dicevo quindi che ero passato alla Insta come action cam e per la precisione non a questa, alla Insta One RS, la rivale diretta della GoPro. Il motivo è che avevo contemporaneamente comprato la Insta 360 One RS col sensore da un pollice, quella che fa riprese 360 e che è dotata di lenti della Leica. Siccome le due cam sono modulari con dei moduli in comune, mi sembrava una buona idea. La Insta One RS è però durata poco, mi pare un paio di viaggi. L'idea dei moduli era interessante, però alla fine era interessante solo sulla carta, no? Non la trovavo molto pratica. Era una buona macchina, né meglio né peggio delle varie GoPro che avevo avuto in precedenza. Però mi sono fatto ingolosire dall'ultima uscita, la Insta 360 Ace Pro, quella con un sensore decisamente più grande e con il monitor posteriore ribaltabile. E con questa sì, che a parer mio, il salto di qualità c'è stato. Al ritorno dall'ultimo viaggio, quello in Marocco, quando ho visionato i file della Insta Ace, ero davvero entusiasta. Peccato, mannaggia, che ci siano due cose che non mi hanno fatto fare la ola. Come sistema d'aggancio hanno costruito questo modulo che si attacca magnetico e con due gancettini all'apparenza anche un po' miseri. Non mi dà molta fiducia, tant'è vero che mi sono costruito poi un filo da pesca, un sistema diciamo di sicurezza per non perdere la cam in caso di scossoni particolarmente importanti, tipo non so, le buche o i marciapiedi o terreno decisamente sconnesso. Devo dire che questo sistema d'aggancio io lo trovo davvero molto cheap. E poi l'aggancio diventa le filtri. La scanalatura intorno all'obiettivo è poco marcata e i filtri si incastrano male, almeno quello che ho provato io. Alla fine io ho messo questo ND che mi serviva anche a protezione della lente, ma ho dovuto rimuoverlo. Peccato. Vediamo se in futuro in qualche modo rimedio. Passiamo invece alla Insta 360. E questa devo dire che è una gran macchina. I risultati mi piacciono davvero tanto. E in aggiunta va detto che utilizza un software per elaborare i files molto più veloce, più pratico, più efficiente del software della GoPro. Vabbè, lì ci voleva anche veramente poco. Ma anche di qualunque tipo di plugin che mi è capitato e che ho provato e installato sui vari software come Premiere, Final Cut e DaVinci. Il software è fatto davvero bene ed è molto facile da usare. Ok, va studiato come tutti i software, però è veramente notevole. Una considerazione mia personale, io continuo a non ritenere le cam a 360 delle action cam, non fosse altro perché in tutte queste cam noi abbiamo il problema delle lenti che sporgono, e sporgono anche in modo abbastanza sensibile. E non c'è modo di proteggere, di mettere dei filtri di qualità, dei filtri semisferici, cioè perlomeno al momento è uscito qualche cosa, ma io l'ho provato, ma fa schifo, cioè è plasticaccia, che influisce molto negativamente anche sulla qualità delle immagini. La lente così sporgente è più facilmente esposta al rischio di rovinarsi. Bisogna stare molto molto attenti. E oltretutto, una volta rovinata, non c'è modo di sostituirla. Quindi occhio, che fare dei danni, anche belli costosi, è un attimo. Io non ho ancora esplorato tutte le possibilità di queste cam 360, ma devo dire che però in certe occasioni io le ho trovate fantastiche, con risultati da volte io li trovo eccezionali. Magari quando avrò ampliato ancora un po' di più la conoscenza su come utilizzarle al meglio, ne farò anche un video. Oh, e passiamo dunque al drone. Anche qui io penso di averli provati un po' tutti. A partire dal Phantom 2, quello che aveva una GoPro attaccata sotto, poi il Phantom 3, il Phantom 4, tutta una varia serie di Mavic. Ho provato anche uno della Autel. Sono tutte macchine che, davano sì, ottime immagini, buone immagini. Da un anno circa, mese, sono entrato in possesso del Mavic, del Mini 3 Pro. E qui, se non capitano rivoluzioni, io mi fermo. Leggero, sotto i 250 grammi, con tutti i vantaggi dei droni sotto i 250 grammi. Radiocomando con il monitor incorporato, molto luminoso, sensore di grandi dimensioni. A meno che non escano delle cose veramente da fantascienza, non saprei cosa chiedere di più, visto che le immagini sono, a parer mio, di livello assoluto. L'unica accortezza che ho è quella di mettere davanti alla lente un filtro grigio ND8, in parte per proteggere la lente e in parte per ottenere un look più cinematografico. Ne abbiamo già parlato prima. E passiamo dunque a qualche accessorio. Il cavalletto. Soprattutto in compagnia, quando possiamo quindi ripartire i pesi, io me lo porto. Ci sono situazioni dove mi torna molto utile, molto comodo. A volte per me è addirittura indispensabile. Ne ho provate di un certo numero.
attratto a volte dal prezzo conveniente, dal peso ridotto, dalle dimensioni contenute, li ho buttati tutti via. L'ultimo l'ho buttato in un bidone della spazzatura in Grecia, si era praticamente disfatto. Basso peso, piccole dimensioni, basso costo, è un matrimonio che non funziona. Adesso uso questo, Jizo Traveler 4 sezioni in carbonio, che per fortuna, a differenza delle macchine digitali, questa roba dura una vita, perché, sarà anche bellissimo, ma costa un rene. Per fortuna, io l'ho trovato usato, ho risparmiato qualche euro, però giuro, mi vergogno a dire veramente quello che è il suo prezzo. Comunque un bel attrezzo. Altro accessorio al limite dell'indispensabile è questo, una prolunga telescopica in carbonio da utilizzare con il cam a 360. Una volta aperta diventa lunga 2,70 m e la macchina va messa in testa alla prolunga. Si possono ottenere con questo degli effetti veramente clamorosi. Non entro nei dettagli adesso, ne farò presto un video con una raccolta delle immagini, delle inquadrature che si possono ottenere. Nella sacca porto anche questo, un microfono, quello dello Zoom, l'H1N, che è un microfono molto buono, molto leggero, molto piccolo. Mi riprometto sempre di usarlo di più, magari quando facciamo dei dialoghi o durante le riprese della strada, quando c'è gente che suona o che canta, insomma che fa musica. Però c'è da dire che per pigrizia non sempre c'ho voglia di tirarlo fuori, di accenderlo, insomma lo uso poco, però sbaglio. Oh, e quello che adesso vi vado a mostrare è l'ultima delle bischerate che ho pensato e provato ad utilizzare nel mio ultimo viaggio, quello in Marocco, al posto del drone. Sì, perché in Marocco l'uso del drone è vietatissimo, neanche pensare di portarlo, si rischia veramente grosso. E allora avevo pensato di utilizzare un aquilone con appeso una cam a 360. È un metodo antico, veniva usato per fare le prime foto aeree. Ora, se guardate il video sul Marocco, vedrete che di riprese aeree non ce n'è neanche una. Io, onestamente, ci ho provato, però i risultati sono stati... Guarda, lasciamo perdere. Diciamo che l'idea in sé non sarebbe malaccio, anche perché il peso e l'ingombro sono irrisori. È una soluzione che potrebbe tornare utile nei paesi dove non è possibile portare il drone, oppure in quelle situazioni dove non è possibile ricaricarlo, che ne so, in Alaska, lungo la Dalton Highway, non ci sono prese di corrente. Diciamo che al momento, insomma, questo sistema va testato con maggiore attenzione e con qualche modifica. Prometto che se arrivo a un giusto setup funzionante vi terrò informati. Diciamo quindi che a parte qualche piccolo dettaglio, questo è tutto. E quindi anche per oggi ci fermiamo qui. Buone riprese video!